Amici di Web Marte, buonasera dal Palaionio di Augusta. Sta per avere inizio la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie B di calcio a 5 tra il Maritime Futsal Augusta e il Real Cefalù. Diamo lettura del quintetti base che schierano i due tecnici. Il Real Cefalù in maglia bianca schiera col numero 12 Farina, col numero 4 Virone, col numero 8 Sanna, col numero 10 Sansone, col numero 6 Di Maio. Il Maritime Futsal Augusta, padrone di casa in maglia blu, schiera col numero 7 Spampinato, col numero 11 Pedrigno, col numero 15 Folladorr, col numero 1 Turrinello e col numero 20 Lemine. In panchina insieme al tecnico Michi il numero 2 Abate, il numero 3 Carlos Dalcin, il numero 8 Everton, il numero 12 Eric, il numero 9 Rodrigo, il numero 6 Marino e il numero 23 Duda. L'allenatore del Real Cefalù è il signor Orifici di ovviamente Cefalù. I direttori di gara sono primo arbitro Carmelo Lordo di Reggio Calabria, secondo arbitro Fabrizio Schirippa di Reggio Calabria, cronometrista Riccardo Portoghese di Catania. Insieme a me Sebastiano Salemi per il commento tecnico, Marco Bertoni. Buonasera a tutti gli telespettatori di Web Marte. Sebastiano, stasera assistiamo a questa partita di Coppa Italia fra due compagini che sono prime in classifica nel campionato, fra il Maritime Augusta e il Real Cefalù. Dobbiamo dire subito, per dovere di cronaca, che il Real Cefalù, la società, ha ritenuto opportuno schierare per questa partita secca per il passaggio del turno e l'accesso alla finale 8 di Coppa Italia di Serie B la formazione Under 21, una decisione questa che farà molto discutere. Intanto c'è un minuto di raccoglimento in memoria della madre di un dirigente della Maritime Futsal Augusta. Abbiamo rispettato anche noi ovviamente il minuto di raccoglimento. Ritorniamo in diretta dal Palaionio per questa telecronaca diretta degli ottavi di finale, gara unica tra Maritime Futsal Augusta in maglia blu e Real Cefalù in maglia bianca. Dicevamo della decisione clamorosa della società Real Cefalù di schierare quest'oggi la formazione Under 21, anche il tecnico Orifici e il vice allenatore e il titolare dell'Under 21, una decisione che farà molto discutere e che probabilmente avrà delle ripercussioni a livello disciplinare per la società di Cefalù. Marco, fa male veramente a questo sport questa decisione della società palermitana? Ma fa male sì, però guarda Sebastiano, io ho giocato tantissimi anni a futsal, a calcio a 5, grande rispetto per i ragazzi juniors che scendono in campo. Guardiamo questa partita, soprattutto mi sorprende il grande pubblico del Palaionio, grande e numeroso anche volto il gruppo degli ultra stasera. Godiamoci questa partita e tendiamo di passare il turno. Sì, ai pali della guardia dei pali della porta augustana c'è il numero 1 Burrianello, un nuovo italo-brasiliano, ultimo arrivato in casa Maritime.
insiste il Maritime in fase offensiva, sarà un monologo probabilmente questo per la squadra di Michi, che vuole subito sbloccare il risultato ovviamente e poi giocare come sa in scioltezza. La tiro che sfiora il palo da parte di Lemine, la traversa difesa da Farina, prima minaccia seria per la porta del Real Cefalù quando è passato poco meno di un minuto dal fischio d'inizio. Le due squadre, Maritime e Real Cefalù, guidano il campionato di Serie B, il loro girone, e sino all'ultimo lotteranno per la promozione diretta. Una competizione, la Coppa Italia, a cui la società augustana tiene molto e che oggi ovviamente farà di tutto per superare il turno, facilitata anche dalla decisione dei dirigenti del Cefalù. Ma comunque ritorniamo, come diceva Marco in telecronaca, godiamoci questa partita, sarà spettacolo puro. E bella azione, bella conclusione del numero 10 Sansone verso la porta di Burrianello, si affaccia per la prima volta nella metà campo dei padroni di casa il Real Cefalù, che adesso commette un errore, non si comprendono il numero 10 e il numero 4, il capitano Virone, e regalano questa rimessa in gioco alla Maritime. La squadra di Michi che tiene a riposo precauzionale Zanchetta, che nella prima marcatura intanto per il Maritime al secondo minuto sblocca il risultato Pedrigno con la complicità del portiere ospite, che inesperto si è visto passare il pallone fra le gambe. Marco, ma io da un periodo che seguo i campionati juniores, questa del Cefalù è una squadra discreta, tutti i ragazzi di Termini Imerese e di Trabia conosco personalmente, i primi due minuti l'hanno giocato bene, hanno preso questo gol e stiamo assistendo anche a una partita piacevole. Ovviamente il risultato non sarà in discussione in questa gara, ma speriamo di vedere un bel futsal e soprattutto che regali emozione e spettacolo al pubblico, che anche quest'oggi è numeroso al Pala Ionio, circa 700 gli spettatori sugli spalti dell'impianto di Corso Sicilia. Per quella che doveva essere una grande gara e i presupposti c'erano tutti alla vigilia, purtroppo per questa scellerata decisione della società del Real Cefalù assistiamo ad una gara che si dirà poco dal punto di vista del risultato, ma siamo certi che i giocatori in campo daranno comunque il massimo. Folador scodella questo pallone nel centro dell'area per Spampinato, buon intervento difensivo dei giocatori del Real Cefalù che si salvano in calcio d'angolo. Sulla battuta della palla inattiva Lemine tenta la conclusione da fuori area, ribattuta in fallo laterale, no, è ancora angolo da qua, pallone scodellato sempre con lo stesso schema, ancora Lemine al volo, non trova il bersaglio e il gioco riprende con la rimessa in gioco da parte del portiere, cerca di contendere la palla al suo avversario il giocatore in maglia blu, e intanto clamorosa occasione per il Real Cefalù. Sansone è stato anticipato al momento del tiro da un recupero in estremis di un difensore di casa che gli ha messo il pallone in calcio d'angolo. Bisogna stare attenti, Marco, perché questi ragazzi corrono molto e possono creare qualche problema alla squadra di Michi. In questa azione hanno pagato l'inesperienza perché deve mettere la palla di prima. Io, come ti dicevo poco fa, mi stanno piacendo come girano e girano e marcano a uomo i ragazzi del Maritime. Grande parata adesso, sì, ma il Maritime sta cercando di
sfondare sulle fasce. Grande conclusione di Lemine su una perfetta ripartenza, bravissimo il portiere Farina che in acrobazia ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Schema ancora da calcio piazzato e manca di un soffio la conclusione ravvicinata a Spampinato su conclusione di Pedrigno. E riprende il Real Cefalù con questa conclusione di controbalzo di Mantia, che nel frattempo è entrato in campo, non faceva parte del quintetto base, sono appena 6 i giocatori a disposizione di Orefici. Insiste il Maritime che raddoppia con Spampinato al terzo minuto, tutto facile sinora, ma anche perché ha denotato grande volontà la formazione in maglia bianca, che si è resa anche pericolosa sfiorando il clamoroso pareggio, ma è stata ancora una volta castigata da Spampinato. Marco, ma io stavo guardando il ragazzo, il numero 9 Mantia, guarda, è entrato da pochi minuti, sta giocando con autorità, mantiene bene, un bel pivot. Sfondare giocatori siciliani nel futsal è sempre bello vedere. Comunque alla lunga spero che i ragazzi tengano il campo e giocano sempre. Fa girare palla in fase difensiva, ma c'è un disimpegno errato. Il Maritime cerca di andare a bersaglio ancora, lo fa adesso con Lemine che raddoppia, che triplica. Lemine quindi porta a 3 le reti per il Maritime, un gol a minuto, al secondo lo sblocca Pedrigno, al terzo Spampinato, al quarto Lemine. Sebi, come dicevo poco fa, i ragazzi stanno marcando a uomo, si sono fatti lasciare saltare da Lemine, ha messo al centro e Spampinato ha avuto gioco facile mettendola dentro per il 3-0. Cerca di uscire dalla propria metà campo la formazione del Real Cefalù e costringe i giocatori del Maritime a rifugiarsi in fallo laterale. Pressa alto la squadra di Michi, come ha fatto nell'ultima gara di campionato di sabato scorso, 9-0 sulla squadra di Rossano Calabro. Il Real Rogit è ancora Spampinato che serve indietro Folladorra, pallone teso che nessuno raccoglie e adesso tenta la conclusione da fuori area Lemine, ma non trova lo specchio della porta. Rinvio lungo con le mani di Farina, intendeva servire un suo compagno, anticipato in maniera ottimale da un difensore del Maritime, si tratta di Eric Spampinato. Conclusione raso terra, fil di palo del numero 15 della formazione augustana, Folladorr, e pallone che si perde di un soffio al lato. Ancora il portiere con le mani oltre la propria metà campo, stop di Mantia che difende bene il pallone, lo serve indietro per il capitano Virone. Qualche difficoltà a disimpegnarsi mentre ha fatto il suo ingresso in campo Everton, capitano del Maritime, reduce da un lungo infortunio che gli ha fatto saltare 3 gare di campionato e che quest'oggi riprende il suo posto in squadra. Insiste la squadra di Nichi, Spampinato, serve Everton indietro per Eric che centra il palo con il portiere fuori causa, e ancora una parata di Farina che sta dimostrando di essere un valido portiere. Marco, ma tante conclusioni, il ragazzo sta giocando bene, si stanno muovendo bene i ragazzi, mi stanno piacendo. Io ne approfitto anche per fare un saluto degli amici che ci hanno mandato i saluti da Dubai,
che ci stanno seguendo in diretta, gli amici di Vicenza. Far riposare, far rifiatare Sansone, il tecnico Orifici, dando spazio nuovamente a Di Maio. Riconquista palla il Maritime e il numero 20, Lemine, porta a 4 le marcature per il Maritime al sesto minuto, quindi Lemine, autore di una doppietta sinora. Fanno quello che possono ovviamente i ragazzi del Real Cefalù, troppo netto il divario tattico e tecnico e soprattutto di esperienza fra le due squadre, Marco. Soprattutto d'esperienza, perché fino adesso nei 6 minuti di gioco i ragazzi si stanno, hanno avuto anche occasione di andare al pareggio, però l'inesperienza, soprattutto stanno giocando con una compagine che è il Maritime allestita per giocare anche in Serie A. Comunque la partita va avanti e ce la godiamo. Un palazzetto che è diventato una bolgia, si va riempiendo sempre di più. Una finale 8, Marco, che la dirigenza del Maritime sogna e spera di poter far disputare qui proprio al Pala Ionio. È accaduto con l'Augusta Calcio a 5, ai tempi non c'era la finale 8, c'era la fase comunque fino al concentramento e in quell'occasione fu la squadra augustana proprio a vincere il trofeo tricolore. Ma sia il mondo del futsal augustano che quello del calcio, del futsal nazionale, merita un pubblico di questo per una finale 8, con la speranza che si faccia qua. Arriva il gol di Duda, bellissimo da fuori aria al settimo minuto, quindi Duda porta a qui a 5 le marcature per la squadra di Michi. È un tiro a bersaglio vero e proprio questo. Gioco ripreso con i giovani del ospiti che tentano di uscire dalla propria metà campo, pressati alti dai padroni di casa. Poco più di un semplice allenamento per gli augustani. Tenta la conclusione adesso Everton, rimballata da un difensore in maglia bianca. Insiste il Maritime e ancora Everton, che intendeva servire Duda, piazzato al centro dell'area. Pallone intercettato e messo in calcio d'angolo. Quando siamo giunti al settimo minuto del primo tempo, il punteggio vede il Maritime Augusta in maglia blu in vantaggio per 5-0. Conclusione da fuori aria di Everton, salvataggio di Farina che vola e devia in calcio d'angolo. Abate alla battuta, Eric indietro per Duda, gran tiro a incrociare e ancora una rete per il Maritime. Sono 6. Grande tiro di Duda da fuori area, il portiere nemmeno l'ha visto. Guarda, se io dico una cosa, il massimo rispetto che puoi avere per questi ragazzi è quello di giocare e mettere la palla dentro. Sì, stanno giocando la loro onesta partita, ovviamente, stanno facendo quello che possono. Non si può chiedere certamente di più a questi ragazzi che sono la speranza del futsal del Real Cefalù, ma che ancora non hanno quella esperienza e quella maturità tecnica e tattica per affrontare una formazione come il Maritime, che vanta nelle sue fila giocatori di grandissime esperienze che hanno militato anche in Serie A1. Chiede il time out il tecnico Orifici del Real Cefalù. In questi frangenti, Michi, secondo te cosa consiglierà ai suoi ragazzi? Ma intanto volevi dire che i ragazzi di questa partita la debbono prendere come un bagaglio di esperienza e maturare. Sta chiedendo di tenere il campo, di stare tranquilli, di continuare come stanno giocando, di non guardare il risultato, e è la cosa che il migliore allenatore potrebbe dire a questi ragazzi. I direttori di gara, ricordiamogli, sono
primo arbitro Carmelo Lordo di Reggio Calabria, secondo arbitro Fabrizio Schirippa di Reggio Calabria, il cronometrista è Riccardo Portoghese di Catania. Stanno per riposizionarsi in campo le due formazioni e finito il time out, il primo della partita. Quando siamo giunti all'ottavo del primo tempo, risultato di 6-0 in favore del Maritime Futsal Augusta contro il Real Cefalù. Ottavi di finale di Coppa Italia di Serie B di calcio a 5, gara unica. Chi vince questa sfida guadagna l'accesso alla finale 8 di Coppa Italia di categoria. Gioco ripreso. Con intervento difensivo di un giocatore ospite che mette il pallone in fallo laterale, ricomincia il Maritime con Abate, scodella al centro per Everton che mette a segno la rete del 7-0, tutto facile, un pallone servito da Abate per Everton che di piatto da pochi passi ha battuto l'incolpevole Farina. Sì, Duda ha affondato il tiro, questa volta l'ha messo sul secondo palo dove ha trovato Everton libero e con il piattone, diciamo, l'ha messo dentro per il 7-0. Gli ultra del Maritime continuano a incitare a gran voce i propri beniamini, seguono la squadra in casa e fuori, non facendo mancare il loro calore e il loro affetto a questa squadra che ha ambiziosi traguardi. Primo fra tutti ovviamente centrare la promozione diretta. Attualmente sono appaiati in testa Maritime e Real Cefalù, ma la differenza a reti negli scontri diretti è favorevole alla formazione palermitana. Sarà una bella lotta fino all'ultimo secondo della regular season fra due formazioni che stanno giocando un gran futsal e che possono ambire entrambe al salto di categoria. C'è l'ottava marcatura per il Maritime, a metterla a segno è Duda che sinora ha messo dentro il sacco della porta di Farina tre palloni, quindi tripletta per Duda, due gol di Lemine, uno di Rodrigo, di Pedrigno, scusate, uno di Spampinato e uno di Everton. Gioco ripreso. Il numero 10 Sansone che perde palla, favorisce l'intervento di Folladorr, facile la marcatura augustana. Ancora Duda a segno e sono 9. 4 gol di Duda che in questo momento è il più cinico e tutte le occasioni che gli sono venuti l'ha messo dentro. È una squadra che sta girando bene, io di più sto guardando gli schemi provati in settimana sia per il campionato, la squadra sta girando bene al di là dell'avversario attuale. Viene difficile anche commentare una gara come questa con tutta la buona volontà dei ragazzi, ovviamente nei primi minuti avevano brio e hanno messo anche in difficoltà in una circostanza la retroguardia del Maritime sfiorando il pareggio sull'1-0, ma poi si sono sciolti come neve al sole, ovviamente fanno di tutto per contrastare la supercorazzata augustana. Rodrigo aveva tentato un colpo di tacco per smarcare Pedrigno ancora era molto indietro, la palla è andata in fallo laterale.
Tu che hai seguito dall'inizio del campionato il Maritime, Marco, questa squadra ha avuto una evoluzione dal punto di vista tecnico-tattico con gli schemi di Michi? C'è intanto, scusate, la decima marcatura per il Maritime, Pedrinho, doppietta anche per lui. Ma la squadra ha voluto, la società ha voluto fare una scelta nel proseguo del campionato, erano primi in classifica, di cambiare il mister augustano Rino Guillemi, che stava facendo bene, una scelta anche per un progetto futuro. E grande rispetto per Rino, che ha lasciato anche il suo marchio nella squadra perché stava facendo bene. E... dico, dal punto di vista tecnico-tattico, cosa hai notato di diverso? Ma la squadra gira di più, degli schemi diversi, modo di giocare diverso fra quella di Guillem e quella di Nichi. Grande rispetto anche per Rino, che mi piaceva come girava. Girava bene anche con Rino Guillemi, però ha cambiato un po' gli schemi, piano piano cambiano anche gli avversari, perché alle prime giornate ti trovi con pagine belle combatte nuove, più avanti vai nel campionato trovi anche delle compagini che tirano nel remi in barca e le partite ti vengono più facili. Un campionato che dirige Maritime Real Cefalù per la promozione diretta, mentre tutto aperto ancora per quanto riguarda i giochi dei playoff e i playout. Ma quello sì, ci sono l'Odisseo che mi piace, si è rinforzato, l'Asso Porto ancora dal quinto al sesto posto, ho visto anche il Real Rogit che mi ha impressionato, oltre il 9-0 subito qua sabato. Sarà una bella... l'accesso ai playoff è ancora se la lottano in due o tre squadre. E vediamo quello che succederà nei primi due posti, fra il primo e il secondo posto. Ancora una rete messa a segno dagli augustani e spampinato all'undicesimo a portare a 11 le marcature per la formazione di casa, il Maritime Futsal Augusta in maglia blu. C'è grande tifo sugli spalti, mi sta piacendo che la gente incita i ragazzi ad andare a segno, la gente si vuole divertire, vista anche la serata particolare che stasera, e non pensavo che il Palaioni era così pieno. Grande cornice di pubblico ancora una volta, c'è fame di futsal ad alto livello qui ad Augusta, il Palaionio da sempre è la patria, il tempio del calcio a 5 siciliano. Ricordiamo anche le gesta dell'Augusta, che milita in A2 e che attualmente occupa la seconda posizione e che ha fatto la storia di questo sport, di questa disciplina sportiva. Calcio d'angolo per il Maritime, conclusione che passa sotto i piedi del portiere, sotto le gambe, fra le gambe del portiere Farina. Ha segnato Pedrinho, ha tirato fuori d'aria facendolo passare sotto le gambe del portiere. 12-0 per il Maritime. Conclusione ravvicinata del giocatore in maglia blu, nulla da fare per il pur bravo Farina. Della formazione, della giovane formazione avversaria, secondo te chi può avere un futuro in questa disciplina sportiva? Chi potrebbe fare strada? Ma mi stanno piacendo il numero 4, il capitano, il numero 9, il 9 è un grande pivot, è un ragazzo che mi sta piacendo, qualche chiletto in più, ma ancora da fare tanta esperienza, però piace come copre la palla e come si gira e va al tiro. Mancano 8 minuti e 22 secondi alla conclusione della prima frazione di gioco. Risultato di 12-0 in favore del Maritime Futsal Augusta sul Real Cefalù. Difende con difficoltà il pallone il capitano Virone, lo riconquistano i giocatori del Maritime, che ripropongono una nuova azione offensiva con Folador. Si contendono il pallone Pedrinho e un suo compagno.
partita correttissima dal punto di vista disciplinare, pochi fischi dei direttori di gara, nessuno ammonito. La partita è correttissima, ero un attimo distratto perché l'allenatore del Real Cefalù mi ha allargato le mani, come dire, e gli ho detto: è bello che state onorando il futsal in questo momento. Conclusione di Pedrigno, deviazione in calcio d'angolo di Farina. Chiama uno schema il giocatore del Maritime, spampinato, serve indietro un proprio compagno. Come al solito la nostra postazione è imballata dai giocatori in panchina, quindi ci scuserete per qualche svarione, ma cerchiamo di fare il possibile per essere esatti. Scodella questo pallone in avanti, Mantia non ci arriva nonostante il prodigarsi nella corsa il numero 6 di Maio, che adesso viene richiamato dal tecnico Orifici in panchina. Everton per spampinato, ancora il numero 7 in palla ai piedi, serve indietro il capitano Everton, Rodrigo, tiro a botta sicura, Farina para in due tempi. Sebastiano, io volevo sottolineare che quest'anno, questa sera gli ultra sono super rumorosi, anche perché col gemellaggio con la Sago di hockey di Vicenza ci sono degli ultra della Sago proprio al tamburo. Questo gemellaggio mi piace tantissimo fra l'hockey, il futsal e le due società. È una bella cosa per lo sport, ovviamente, quei gemellaggi, e soprattutto con altre discipline sportive arricchiscono il patrimonio culturale delle due città, e il gemellaggio sancisce anche un'amicizia tra questi ragazzi. Sottolineiamo l'ingresso anche di Marino, il capitano della Juniors del Maritime, che sta dando questa possibilità di ovviamente di essere schierato in prima squadra, chiuso da campioni di provata fama ed esperienza, i giocatori dell'Under 21 del Maritime, che pur bene si stanno comportando nel loro campionato, hanno poco spazio in prima squadra. Questa è un'occasione ovviamente per vederli all'opera. Ma diciamo che Michi durante il campionato dà questa possibilità ai ragazzi, ha messo fuori, più volte ha fatto entrare Giorgio Abbate, spampinato. Anche Marino aveva debuttato già in campionato con un risultato rotondo contro una squadra calabrese. L'esperienza i ragazzi gliela deve fare a piccoli passi con l'innesto dentro le partite. 5 primi e 5 secondi alla conclusione della prima frazione di gioco al Palladionio di Augusta. Siamo in diretta streaming sui canali di Webmart. Stiamo trasmettendo la gara unica degli ottavi di finale di Coppa Italia tra il Maritime Futsal Augusta e il Real Cefalù. Il punteggio maturato fino a questo momento è di 12-0 in favore della formazione di casa. E poco fa Michi mi diceva, prima della partita, che era un po' su questo fattore di aver schierato la Juniors. Diceva che in Spagna una cosa del genere non è successo mai. Ricordiamolo, la clamorosa decisione della dirigenza del Real Cefalù, comunicata con un laconico comunicato stampa, poche righe nel sito ufficiale della società, per dire che quest'oggi al Palladionio, per questa importante sfida, sarebbe scesa in campo la formazione Under 21. Ma io non volevo approfittare anche per fare, ci stanno seguendo gli amici di Cefalù, di fare gli auguri a Civitini, che ha avuto un infortunio grave, un giocatore che nel mondo del futsal serve, è bello vederlo giocare. Fagli i nostri più sinceri auguri anche da parte degli ultra, che me l'hanno chiesto di dirlo. Amiamo questo sport, è bello amarlo.
commette fallo con questo pressing Lemine, e calcio di punizione assegnato dal direttore di gara al Real Cefalù in maglia bianca. Riconquista palla la formazione di casa con Lemine che serve Everton. Ancora Duda da posizione decentrata, cerca la porta, coglie il palo esterno, nulla di fatto, 12-0 il punteggio. Si affaccia nuovamente nella metà campo dell'Augusta, ma solo per un attimo, il Real Cefalù fa girare palla la squadra di casa. Everton adesso che lascia a Lemine. Duda contrastato efficacemente da numero 9 Mantia, che gli mette il pallone in fallo laterale. Gioco ripreso, Everton in possesso palla, chiede lo scambio a Duda, poi incespica sul pallone e favorisce il recupero da parte della difesa del Real Cefalù, che manovra adesso con Sansone, fronteggiato da due avversari, finisce col perdere il pallone. Adesso Everton, servizio indietro per il numero 6 Marino. Duda riconquista palla in fase offensiva, la strappa letteralmente dai piedi di Sanna, ed è Everton ancora da dare a bersaglio. Siamo al 18° del primo tempo, 13-0 da parte del Maritime sul Real Cefalù, quando mancano 2 minuti alla conclusione della prima frazione di gioco. Ma al di là della partita, Everton si è girato bene, ha fatto un gran gol, si è girato su se stesso, ha lasciato l'avversario fermo e l'ha messo dentro. Everton la sua partita? Sì, Everton che ricordiamo nuovamente rientra dopo 3 settimane di sosta per infortuni, sembra essere del tutto recuperato, si sta muovendo con scioltezza. Adesso ha servito un invitante pallone per Duda, che ha tirato di prima intenzione mancando di un soffio il bersaglio. Lemine fronteggiato da Di Maio, lotta il capitano Virone, che si lamenta anche per una manata involontaria ricevuta da un avversario. Ed è ancora Everton al 19° ad andare a segno, sono 14 le rete, mentre protesta vivacemente il capitano Virone con Everton che probabilmente lo ha toccato involontariamente, se ne lamenta. Nel girarsi il 4 dice che l'avevo colpito in faccia, Everton ha chiesto scusa probabilmente. Ovviamente involontario il tocco del capitano del Maritime. Siamo nelle fasi conclusive ormai della prima frazione di gioco, una partita dal pronostico scontato visto il divario tecnico-tattico fra le due formazioni schierate qui in campo al Pala Ionio. 40 secondi alla fine del primo tempo, il risultato è di 14-0 in favore della formazione di casa Maritime Futsal Augusta sulla Real Cefalù. Marco Bertoni, il secondo tempo come te lo aspetti? Io spero che i ragazzi del Cefalù mantengano questi ritmi, questa partita.
Io voglio concludere il primo tempo con una battuta. Oggi, visto che è San Valentino, 14-0, il primo tempo ci sta tutto. Ancora deve concludersi, mancano 19 secondi, Marco. Calcio d'angolo per il Maritime, conclusione di prima intenzione da fuori area di Duda, che reclama per un tocco presunto di un avversario. Non sono d'accordo i direttori di gara e assegnano la rimessa in gioco in favore della formazione in maglia bianca. Ultimi frangenti di questo primo tempo, siamo in diretta dal Palaionio di Augusta e si chiude il primo tempo praticamente con la rete di Duda, la rete del 15-0 che umilia e mortifica i giovani del Real Cefalù. Ma io al di là del risultato mi sto divertendo, perché i ragazzi si stanno difendendo bene, al di là del risultato il Maritame sta facendo grandi schemi. Per questo do l'appuntamento al secondo tempo agli amici di Webmart. Ultime battute del primo tempo che si conclude così: 15 per il Maritime, 0 per il Real Cefalù. A risentirci dopo l'intervallo. Amici del calcio a 5, appassionati di sport, ben ritrovati dal Palaionio di Augusta. Stiamo per trasmettere il secondo tempo della gara tra Maritime Augusta e Real Cefalù, gara unica per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie B di calcio a 5. Il risultato maturato nel primo tempo è di 15-0 in favore della formazione di casa. Una partita che non ha avuto storia dal punto di vista tecnico. Ricordiamo infatti quanto abbiamo già avuto modo di dire nella prima frazione di gioco. Il Real Cefalù con una decisione clamorosa ha deciso di schierare, di presentare qui in campo ad Augusta la formazione under 21. C'è stato intanto il 16° gol di Rodrigo, l'ha messa dentro, da parte della Maritime. Rodrigo ha portato a 16 le marcature per la formazione in maglia blu. Dicevamo della clamorosa decisione della dirigenza augustana, mentre annotiamo il 17° gol del Maritime da parte di Eric. Una decisione che farà molto discutere questa dei dirigenti della società palermitana e che fa certamente male a questa disciplina sportiva emergente, che non avrebbe certo bisogno di queste cose. Torniamo comunque in telecronaca diretta qui su Webmart. Una formazione, sono con Marco Bertoni che sta curando il commento tecnico di questa gara, come sempre. Marco, una squadra volenterosa quella dei ragazzi under 21 del Real Cefalù, ma poca cosa ovviamente rispetto ad una squadra quadrata, collaudata, esperta come il Maritime Augusta. Ma io sinceramente stavo cercando nel primo tempo di commentare quello che era il gioco di parole, il gioco giocato, ma mi fa diventare triste questa decisione, fa male al mondo del futsal. Però il Maritime sta giocando la propria partita, il pubblico sta chiedendo di andare avanti. 17-0
La dice tutta. Ancora 18 minuti da giocare qui al Pala Ionio, sempre più pieno e un pubblico molto rumoroso. Intanto sabato prossimo ci sarà la 20ª giornata del campionato nazionale di Serie B, che vede impegnate le due squadre, sia il Maritime che il Real Cefalù, che attualmente sono appaiate in testa alla classifica del girone. Ancora una rete da annotare per la formazione di casa. A metterla a segno è stato il numero 9, Rodrigo. Rodrigo porta a 18 le reti per gli augustani, mentre rimane leggermente infortunato il giovane Sansone. Non dovrebbe trattarsi di nulla di serio, infatti rientra, si rialza e non c'è bisogno dell'intervento del medico sociale dell'Augusta Goleardo Suber. Il giovane si è ripreso, quindi regolarmente resta in campo, anche se il tecnico Orifici precauzionalmente l'ha fatto accomodare momentaneamente in panchina. C'è stato anche un bel applauso del pubblico di Augusta, il ragazzo appena si è alzato da terra. Mi ero fermato un secondo perché mi stavano chiedendo l'intervento del dottore al ragazzo, ma niente di preoccupante, si è battuto un po' la schiena. Allora, il prossimo turno di campionato sabato prossimo vedrà il Maritime Augusta sul campo del Cataforio. Il Real Cefalù in casa ospita invece l'Odissea Rossano. Il Real Rogit ospita il Cittanova. L'Assoporto Melilli ospiterà il Polisportiva Futura, mentre il Bernalda sarà impegnato in casa contro il Corigliano. E Paola contro il Sant'Isidoro di Bagheria. 3 minuti dall'inizio della ripresa. 18-0 il risultato sin qui maturato, ma siamo ancora lontani dalla conclusione della gara ed c'è un palo colpito dal numero 9 Rodrigo. Insiste la squadra augustana allenata dal tecnico spagnolo Michi. Marco, un semplice allenamento per gli augustani in vista dell'impegno di campionato? Ma io direi meno di un allenamento, perché un allenamento ti dovrebbe un po' impensierire e farti lavorare. Io sinceramente, per guardare il migliore in campo, darei tutti e 6 ragazzi del Cefalù che giustamente sono scesi in campo, ma l'impegno encomiabile ovviamente della società che ha fatto. Sono appena in 6 i ragazzi di Cefalù, ricordiamoli i nomi: il portiere Farina col numero 12, il numero 4 il capitano Virone, il numero 8 Sanna, il numero 9 Mantia, il numero 10 Sansone e il numero 6 Di Maio. L'allenatore è Orifici, il secondo della prima squadra e il titolare, il tecnico responsabile della formazione Under 21. Da spazio Michi ovviamente a tutti i giocatori che compongono la rosa della squadra, ricordiamoli, sono col numero 2 Abate, col numero 3 Carlos Dalcin, col numero 7 Spampinato, col numero 8 Everton, numero 11 Pedrigno, col numero 12 Eric, col numero 9 Rodrigo, col numero 15 Folladore, col numero 1 il nuovo portiere Burrianello, il numero 6 Marino, il numero 20 Lemine e il numero 23 Duda. I direttori di gara di questo incontro sono i signori Carmelo Lordo di Reggio Calabria
e Fabrizio Schirippa di Reggio Calabria, il cronometrista Riccardo Portoghese di Catania. Cerca di uscire dalla propria area il Real Cefalù, perde il pallone, la difesa in maglia bianca, conclusione di Eric ribattuta in calcio d'angolo, tiro da fuori area di Eric e 19esima marcatura per la formazione di casa. Ancora Eric a bersaglio, vediamo di fare un po' ricapitolare le marcature. Nel primo tempo sono state ben 15 le reti degli augustani, 4 sinora quelle messe a segno nella ripresa. Cosa dire di questa gara, Marco? Non abbiamo più parole, perché veramente commentare una gara così fa male. Alla fine del primo tempo ho avvicinato Michi e mi ha detto una cosa che mi ha lasciato un po' pensare, quello che ha detto: la scelta della società è una, la scelta dei giocatori della squadra è un'altra. Se la mia società avrebbe deciso di mandare juniores, io andavo ad allenare juniores, mi ha detto in spagnolo. Non ha apprezzato la scelta di Giampaolo. Cerchiamo di commentare sportivamente questa gara, ci viene un po' difficile. Comunque, volenterosi, veramente ingommiabili questi ragazzi in maglia bianca che stanno onorando la maglia e a cui non si può imputare certo nulla. Tentativo di proiettarsi in fase offensiva dei ragazzi di Orifici. Non vuole infierire Everton, che lascia il pallone a Lemine, che mette a segno la rete del 20-0. Quindi Lemine ancora a segno, 20-0 in favore del Maritime Futsal Augusta sui giovani del Real Cefalù. Sebastiano, io sai cosa sto pensando? Che nel 90 io giocavo con il Villa Passanese che portava il nome del Brucoli. E siamo andati a giocare a Palermo in 5. Quello che ho detto ai miei giocatori, ho detto: guardate che portiamo il nome di una città, è giusto onorarlo. Portare questi ragazzi e mettere in gioco il nome di Cefalù è un po' triste. Una responsabilità che non meritavano forse questi ragazzi. Comunque non si può neanche dire che si tratta di una umiliazione, perché i ragazzi ovviamente non appartengono a questa categoria, stanno facendo di tutto per onorare la maglia e per giocare la loro onesta partita, non si può certamente rimproverare nulla. E anche il Maritime, che sta onorando la partita giocando. C'è il pubblico delle grandi occasioni questa sera al Pala Ionio, spalti quasi del tutto gremiti, circa 700 gli spettatori nell'impianto di Corso Sicilia. Pubblico un po' deluso da questa decisione della Real Cefalù, e quindi man mano che si è capito come era orientata la partita a punteggio largamente acquisito già dopo i primi minuti, pian piano gli sportivi augustani hanno deciso di passare altrove questa serata particolare. Sebi, non ho capito perché c'era il rumore dei tifosi. No, dicevo, il pubblico che era numeroso all'inizio, ora ovviamente, non avendo più nulla da dire, questa partita sta via via lasciando gli spalti, perché è una serata particolare oggi, ricordiamo. Sì, hai visto la serata che è, l'orario, però ancora un 500 spettatori sugli spalti ci sono. Il 21esimo gol arriva. Pedrigno lo ha messo a segno di testa. Insiste Pedrigno, forse ha subito fallo, non l'hanno ravvisato i direttori di gara che hanno lasciato continuare il gioco, assegnando un fallo invece in favore
della squadra ospite in maglia bianca. Siamo alla tre quarti campo, lunga rincorsa da parte di Mantia, dispone la barriera Burrianello, conclusione abbondantemente al lato del numero 9 in maglia bianca. Un Real Cefalù che sull'1-0 ha clamorosamente mancato la palla del pareggio, Marco. Sì, è stata un'esperienza del ragazzo che invece di tirare di prima l'ha stoppata. Arriva il 22esimo gol. A metterlo a segno è il numero 20, Lemine. Quindi all'ottavo del secondo tempo Lemine porta a 22 le reti del Maritime, una partita che sta assumendo i contorni quasi da record. Non ricordo un punteggio così largo, Marco. Sì, al Palaionio no, ora non so il record di una partita di massimo campionato di Serie B, A2 o di A, però 22-0 a 12 minuti dalla fine, non lo so. Ricordiamo che era una gara valida per l'accesso alla finale 8 di Coppa Italia di Serie B. 23esimo, marcatura messa a segno da Lemine. Quindi Lemine, 23esima rete per gli augustani. Facciamo fatica anche a tenere il conto, tutti in rete gli augustani, via via che passano i minuti ovviamente si sente anche la difficoltà della panchina corta, della mancanza di cambi. Everton 24-0, ma anche che la panchina era lunga, Sebi, non so io. Sì, ma perlomeno avevano la possibilità di respirare, di rifiatare, di avere una maggiore tenuta dal punto di vista atletico e fisico. Da lontano Fabio Vella e Giovanni Santanello mi guardano, come dire, cerchiamo di commentare il commentabile. Undici minuti, poco più, alla conclusione di questo ottavo di finale di Coppa Italia. Tra Maritime Futsal Augusta, padrone di casa in maglia blu, e il Real Cefalù in maglia bianca. 24-0 sinora. E per poco il numero 11, Pedrigno, ha mancato la rete del 25-0. Si preparano a fare il loro ingresso in campo, intanto spampinato e il numero 6, si tratta di Marino, l'augustano Marino under 21, che ha avuto modo di scendere già sul terreno di gioco nel primo tempo, mentre qualche problema fisico l'accusa un giocatore del Real Cefalù. Si tratta di Sanna, che si rialza, nulla di grave, dovrebbe regolarmente riprendere il gioco. Sì, neanche lo sostituisce Orifici, e quindi il ragazzo ha ripreso il suo posto in campo. 25esima marcatura per il Maritime, a metterla a segno Lemine, quindi ancora a bersaglio, 25-0, e time out richiesto dal tecnico Orifici del Real Cefalù. No, stavo seguendo il time out di Michi, che ha chiesto di continuare così ma non di rischiarsi di farsi male. Poco fa nell'intervento Everton aveva rischiato, il ragazzo è entrato a gamba dritta, si rischiava di farsi male, e farsi male in una partita di questa non è,
non è il massimo ovviamente. Tra le file augustana, lieto rientro in campo di Capitan Everton, giocatore dalla lunghissima esperienza che è cresciuto calcisticamente qui ad Augusta, nelle file dell'Augusta in Serie 1. Dopo diversi anni di militanza poi è stato ceduto e ha girovagato un po' per i campi di Mezza Italia, nei campi di A1, di A2 e di Serie B. E i ragazzi degli Ultra stavano chiedendo un saluto da Dubai, lo approfittiamo anche per farlo noi in diretta agli amici che ci seguono tantissimo ogni volta che andiamo in diretta streaming su WebMart il sabato e i martedì di Coppa. Dunque a questo punto è scontata la qualificazione alla finale 8 da parte del Maritime Futsal Augusta, che sarà una delle 8 squadre del campionato di Serie B a contendersi l'ambito trofeo nazionale, la coccarda tricolore, che si giocherà con la finale 8, 8 squadre che si affronteranno in gare secche e che faranno di tutto per aggiudicarsi l'ambito trofeo nazionale. La finale 8 che dovrebbe, anzi potrebbe giocarsi addirittura da Augusta, la società megarese farà richiesta ufficiale alla divisione calcio a 5 per avere assegnata questa fase finale. Ci tiene molto il presidente Ciccarello a far sì che questa competizione venga giocata qui al Pala Ionio, che ricordiamo è il tempio del calcio, del futsal isolano. Da 30 anni si mastica calcio a 5 qui nella città megarese, prima con l'Augusta, che ancora fa sognare i tifosi augustani ed è vice capolista nel girone B del campionato di A2, e con il Maritime, una nuova realtà che ha grandi ambizioni e che sogna di approdare nel giro di qualche anno nel massimo campionato nazionale. Ah sì, c'erano due obiettivi aveva la società a inizio campionato, che erano di vincere e andare in Serie A2 e vincere la Coppa Italia. E riuscire ad organizzarla qua da Augusta sarebbe un bel regalo a tutti i tifosi di futsal. E diciamo che, come hai detto tu, il tempio del calcio a 5 nazionale, non solo isolano, i più grandi giocatori anche andati in nazionale sono partiti da qua, da questo palazzetto. 8 minuti alla conclusione di questa partita che sembra non finire mai, Marco, per noi che dobbiamo commentarla. Cerchiamo di trovare commenti per commentarla. Qualche spunto nuovo, ma il campo dice ben poca cosa, mentre c'è Eric che chiama un suo compagno designato ad uscire. Dovrebbe entrare adesso in campo il numero 12 in maglia blu. Conclusione di Marino, che sfiora il montante, bella azione offensiva del numero 6 augustano, e Real Cefalù che imbastisce un'azione d'attacco, un raso terra insidioso di Mantia che sfiora i pali della porta difesa da Burrianello. Esce il portiere Farina e smanaccia questo pallone, togliendolo dalla possibilità di intervento del giocatore augustano Duda, ancora in possesso palla, fronteggiato da un avversario che gli tocca il pallone e lo mette in fallo laterale. Lo stesso giocatore numero 23 in maglia blu si incarica della rimessa in gioco, serve Marino, laterale per Spampinato, si accentra, tenta il tiro, lo fa in maniera egregia,
e porta a 26 le marcature, Spampinato 26-0, bella conclusione da fuori aria di Spampinato che non dà scampo al giovane Farina. Ma io comincio a tirare qualche riso. Il ragazzo che del Cefalù, il portiere, per me è il migliore in campo, al di là dei gol, ha fatto dei grandi interventi, il ragazzo non può niente, però ha fatto degli interventi, un buon portiere da lavorarci sopra, ecco, maturando esperienza è un bel portiere. Tutti encomiabili per il loro comportamento, i ragazzi in maglia bianca, nulla da dire, hanno fatto il possibile, ovviamente sportivamente non c'era contesa oggi. Conclusione di Spampinato che non trova il bersaglio, pallone che si perde a fondo campo, ripreso il gioco col disimpegno della squadra ospite pressata dai giocatori augustani. L'ultimo a toccare il pallone è stato Marino, si riprenderà con un fallo laterale accordato alla formazione di Orifici. Conclusione di Duda e 27esimo rete per la formazione di casa, scusate, Duda a 5 minuti e 54 secondi mette a segno il 27esimo gol per la squadra del Maritime Futsal Augusta. Ma 27-0, Eric chiede di giocare e di stare tranquilli e andare avanti così, vediamo. Esce bene da questa fase il numero 4 Virone, che poi perde palla e favorisce l'intervento dei giocatori in maglia blu. Fallo laterale per il Real Cefalù quando mancano 5 primi e 24 secondi al termine di questa partita. Il capitano Virone a manovrare, appoggia per il numero 8 Sanna, ancora Virone in possesso palla, servizio in dietro, stop adesso col petto contrastato da Spampinato, retropassaggio, intercetta Duda il pallone a centrocampo, poi serve sulla corsa Eric che mette a segno il gol del 28-0. Entra intanto Pedrigno sul terreno di gioco, prende il posto di Duda. Intervento in fase difensiva di testa di Pedrigno per Spampinato. Ancora Pedrigno in possesso palla, velocizza l'azione il Maritime. Eric studia il piazzamento dei suoi compagni, poi serve un pallone indietro ancora. Il numero 6, si tratta di Marino che ha colpito la base del palo, vicino al gol quindi anche il giovane augustano. C'è gloria per tutti oggi. Marco, era facile anche pronosticarlo. Ci teneva il pubblico a vedere andare in rete il ragazzo di Augusta. Spampinato si libera di due avversari, poi però si allunga il pallone e favorisce l'intervento del giovane portiere Farina. Fallo laterale per il Maritime alla battuta Marino. Servizio indietro per Pedrigno, laterale per il suo compagno Eric. Marino ancora in possesso palla, Spampinato, Pedrigno. Non si intendono i giocatori di Michi e il pallone si perde in fallo laterale per la battuta del Real Cefalù. Non controlla Mantia il servizio del suo compagno e Spampinato dentro l'area, serve un prezioso pallone a Pedrigno,
che dalla linea di porta praticamente insacca la rete del 29-0. Pedrigno quindi ancora a segno, entra in campo un altro augustano Abate, prende il posto del suo concittadino Marino, che ha preso il palo poco fa, no? Non ci ha dato la gioia di fare il gol. I tifosi del Maritime intanto mostrano un significativo striscione. Bisogna avere il massimo rispetto comunque per questi giovani avversari che sono venuti qui ad Augusta a giocarsi la loro partita. Hanno onorato per quanto loro competenza la gara. Ma certo farà discutere e molto la decisione della loro dirigenza. Decisione che non fa bene al mondo del futsal, dove Montemuro e amici ci stanno lavorando per portarle di nuovo ad alti livelli. Mi lascia perpresso questa decisione. Gli episodi delle ultime settimane con violenze in alcuni palazzetti dello sport, in alcune gare di calcio a 5, la dicono lunga sullo stato di salute di questa disciplina sportiva, Marco. Era da tempo che non si registravano episodi simili. Mi riferisco alle vicissitudini del Meta Catania ed è un'altra squadra. Adesso Eric a mettere a segno il 30-0 quando mancano 2 primi e 19 secondi alla fine. Dicevamo di questi episodi di violenza. Ma sì, ho visto le immagini, è stato un episodio da parte di un tifoso che, diciamo, che nel mondo chi calca il palazzetto di là lo conosce. Purtroppo fa male vedere questi episodi e soprattutto qualsiasi tipo di episodi di violenza. Augusta è un bel biglietto di visita, il pubblico si è comportato sempre bene, soprattutto i tifosi del Maritime, anche nella gara a Cefalù fra le due compagini, tutte e due tifoserie sono stati, devo fare un complimento a tutte e due tifoserie, abbiamo visto una bella partita, complimenti ai ragazzi educatissimi. 2 minuti scarsi alla fine della gara, 30-0 il risultato clamoroso maturato qui al Palaionio di Augusta tra il Maritime Futsal Augusta e il Real Cefalù. Ci è venuto difficile oggi in questa serata commentare la gara, ovviamente dal punto di vista tecnico abbiamo ribadito, non c'è la storia, il Real Cefalù si è presentato con 6 ragazzi giovanissimi qui al Palaionio, si tratta degli under 21 allenati dal tecnico Orifici, hanno fatto il loro dovere, tutto quello che era nelle loro possibilità. Un minuto poco più alla conclusione della gara, siamo ormai alle battute finali di questa partita, il pubblico ha esposto 2 striscioni eloquenti e sta salutando in piedi i giocatori augustani che raggiungono la finale 8 di Coppa Italia di Serie B. Ma sì, che dire, Sebastiano, non trovo commenti, io l'unica cosa che oltre a vedere i ragazzi del Maritame che si sono giocati la loro partita educatamente rispettando i 6 ragazzini del Cefalù, è giusto anche elogiare questi 6 ragazzi che si debbono assorbire 3 ore di macchina di ritorno vista la giornata di festa. Se qualcuno di loro è fidanzato, le fidanzate li dovete amare di più oggi a questi ragazzi. Brutto intervento in fase difensiva del giovane del Cefalù Redorguido a dovere dal direttore di gara, dal primo arbitro Carmelo Lordo di Reggio Calabria.
il secondo è il collega Fabrizio Schirippa di Reggio Calabria, mentre il cronometrista è Riccardo Portoghese di Catania. 30 secondi alla fine della gara, 30-0 il risultato maturato, e cerchiamo di commentare queste battute finali. Impossibile riepilogare il tabellino, 30 gol sono moltissimi. Il primo tempo si era già chiuso con il clamoroso risultato di 15-0, quindi 15 gol per tempo per la squadra di Michi per guadagnare l'accesso alla finale 8. Finisce in questo momento la gara, risultato ampiamente scontato, 30-0 in favore del Maritime Augusta sul Real Cefalù. Si portano a centrocampo le due squadre per salutare il pubblico che sta tributando un caloroso applauso anche ai giovani ospiti che hanno onorato per quello che hanno potuto l'impegno. Vediamo adesso di raccogliere qualche dichiarazione in diretta di qualche giocatore ospite, magari il giovane numero 9, o c'è il mister Orifici che con i suoi ragazzi saluta gli sportivi della Maritime. Orifici, i ragazzi hanno chiaramente fatto tutto il possibile, hanno onorato l'impegno. Un po' strana la decisione della tua società di schierare i ragazzi in questa partita. Sì, i ragazzi hanno dato il massimo, insomma la differenza tecnica è notevole, si è vista sul campo, però i ragazzi ci hanno messa tutta, hanno lottato, volevano giocarla, l'hanno giocata al massimo e quindi va bene così. Veramente, abbiamo visto dei buoni elementi, il portiere, il numero 9 e il numero 4 in particolare possono avere un futuro nel calcio a 5. Sì, sono ragazzi che si allenano in pianta stabile con la prima squadra, tra quelli che insomma fanno parte dell'Under 21, speriamo, insomma noi ci lavoriamo, magari qualcuno esce fuori. Come siete messi nel vostro campione di competenza? No, campione di riferimento siamo a metà classifica, è il primo anno che facciamo una categoria nazionale ad alti livelli, a buoni livelli, quindi insomma domenica per domenica senza obiettivi cerchiamo di dare il massimo. Grazie e in bocca al lupo. Grazie. Vediamo adesso di raccogliere la dichiarazione di qualche giocatore o tecnico della squadra augustana. Ci portiamo verso la tribuna mentre c'è Capitan Everton. Sì. Oggi rientra in campo per questa partita che non ha avuto storia, capitano. Sicuramente, guarda, peccato che è venuto l'Under 21, però l'obiettivo era sempre lo stesso, di vincere e convincere, ecco. Mi dispiace che è venuto l'Under 21, però noi abbiamo giocato come se fosse la prima squadra, ecco. Certo, adesso per quanto riguarda le tue condizioni fisiche, rientri dopo qualche giornata di sosta forzata per infortunio, come stai? Sì, sto meglio, ho avuto un brutto infortunio alla caviglia, ma ho recuperato bene e sono pronto, a disposizione del mister e della squadra, ecco. Ti lascio ai tuoi compagni per la foto di rito mentre c'è il presidente Giuseppe Ciccarello. Che dire di questa partita? Ma dispiace per i ragazzi del Cefalù che con tanta voglia e abnegazione sono venuti qui ad Augusta. Purtroppo noi abbiamo onorato lo sport, per fortuna noi abbiamo onorato lo sport, la partita è finita con un punteggio altissimo, dispiace per i ragazzi, nella nostra condizione non potevamo fare altro. Presidente, oltre al campionato, alla promozione diretta, il vostro obiettivo era quello di accedere alla finale 8? Ovviamente sì, il nostro obiettivo in realtà è vincere la Coppa Italia di categoria, vincere il campionato e sperare che l'anno prossimo riusciamo a fare qualcosa di ancora più grande.
Per quanto riguarda le sorti del campionato, siete testa a testa a pari merito con la Real Cefalù, anche se i palermitani hanno il vantaggio nello scontro diretto differenza reti. Sarà una lotta fino all'ultimo? Assolutamente sì, una lotta vincente. Noi ci proveremo a vincerle tutte, ovviamente anche loro, speriamo che di riuscire a spuntarla. Grazie e in bocca al lupo per il proseguo della stagione.